La vendita dipende da quando arriverà l'ok dell'antitrust turco. Sapete che il perimetro di vendita contempla attività in Italia, in Germania e in Turchia. Come avete visto, ieri è arrivato l'ok dell'antitrust europeo. Lo aspettavamo prima di Natale, è arrivato qualche giorno prima. Diciamo che le tempistiche del primo trimestre dell'anno prossimo per finalizzare tutto e avere il passaggio societario sono assolutamente realistiche. L'azienda sta andando bene, non abbiamo ancora comunicato i risultati dello scorso esercizio perché abbiamo avuto l'assemblea degli azionisti questa settimana, quindi lo faremo auspicabilmente la prossima settimana. L'azienda è sana, il portafoglio d'ordini è buono, ci stiamo lottando come tutti i produttori di acciaio sul tema materie prime, tema costo dell'energia, però diciamo che in generale insomma siamo soddisfatti della quella che viene chiamata tecnicamente la gestione caratteristica, e quindi l'appetibilità nostra ovviamente anche combinata con il gruppo Arvedi quando arriverà l'ok per il passaggio societario farà diventare il gruppo un player importante in Europa. Massimiliano Burelli invece che cosa sarà? Diciamo che io faccio il manager, quindi devo avere necessariamente qualcuno che mi dà da lavorare. A parte gli scherzi, non abbiamo avuto modo di affrontare questo tema per ovvi motivi. Ricordo che oggi il gruppo Arvedi è un nostro cliente, il secondo nostro più grosso cliente, ma anche un concorrente per quanto riguarda il tubificio, quindi le interlocuzioni che abbiamo avuto con il gruppo sono strettamente correlate a poter girare la chiave il giorno 1, quindi poter dare la continuità aziendale nel momento del passaggio societario. Poi quando i tempi saranno maturi discuteremo del mio futuro, che ovviamente dipenderà da quello che vorrà fare la nuova proprietà. Un eventuale appuntamento al Ministero è già possibile in queste settimane oppure bisognerà attendere la conclusione dell'operazione? Ma direi che oggi andare al Ministero aggiungerebbe poco valore, perché non essendoci i presupposti per la chiusura non c'è il presupposto per poter rendere pubblico piano industriale tutto quello che è afferente adesso. Che tipo di impatto può avere sulla politica commerciale dell'azienda il fatto che Arvedi appunto è un cliente di AST? Ma un impatto positivo, nel senso che oggi noi forniamo aziende del gruppo Arvedi che processano l'acciaio inossidabile in parte, quindi la probabilità che diventiamo magari non monofornitori ma più importanti è concreta. E poi che si possa sinergizzare all'interno del gruppo. Ricordo che loro sono produttori di acciaio carbonio, però hanno un know-how impiantistico di processo che può ovviamente essere utilizzato anche per aiutare a migliorare l'operatività delle acciaierie di Terni.